Caro saluto a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Chiesa di Casa, il nostro settimanale di approfondimento sulla vita della diocesi. Oggi siamo a pochi giorni dalla celebrazione della festa del papà, in occasione di San Giuseppe, tutti gli anni viene celebrata e quindi dedicheremo la nostra puntata proprio alla figura del padre. E lo faremo come al solito con i nostri ospiti. Abbiamo oggi con noi Monsignor Dante Franconi, vescovo emerito di Cremona, ben arrivato. Sì. Abbiamo Maria Acqua Simi, giornalista per la rivista Tracce. Grazie Buongiorno. di essere qui. E Luca Maffi, responsabile della comunità Tenda 2, della Tenda di Cristo a San Giovanni in Croce. <ride> Buongiorno. Ben arrivato. Grazie a tutti e tre di essere qui e di darci la possibilità di affrontare eh, questa tematica. Ogni anno il 19 di marzo celebriamo la festa del papà. Cerchiamo di approfondire un po' eh, questa figura e lo faremo con quattro parole chiave. Le vediamo in grafica, parleremo di eroe, di sostegno. Di assenza, e alla fine concluderemo con il riferimento a Giuseppe, perché la celebriamo appunto in occasione della festa di San Giuseppe. Partirei subito dalla prima, eroe, e Luca, partirei da te. Spesso la figura del papà è associata alla figura dell'eroe, giusto? E tu lo sperimenti in prima persona, che cosa vuol dire per te essere un eroe per i tuoi ragazzi? Beh, eh, intanto ne ho tanti di ragazzi, perché sono sette. E, no, le, ti racconto un aneddoto rapidissimo che eh, il mio primo figlio isacco un giorno mi ha detto tu papà sei l'incredibile hulk perché mentre, mentre dicevi la parola eroe mi è venuto proprio in mente perché mi ha visto portare un'asciugatrice da solo al secondo piano e allora ero diventato il, il supereroe no, della, della situazione l'analogia immediata ovviamente. esatto poi ehm, l'essere genitori io credo non ci renda dei supereroi, nel senso che quando guardo i miei figli e guardo le cose belle con loro, ma anche i grandi errori che poi da genitore indubbiamente, indubbiamente fai, loro ci vedono come un esempio. Quindi, io accosterei la parola eroe, la parola esempio, e è un confronto continuo con, con loro. Poi diventi supereroi invece quando, non lo so. Hai 20 attività in una giornata e devi essere il super taxista. Oppure il super consolatore quando devi fare eh, le coccole la sera, perché ognuno ha il suo modo di, di essere coccolato. Quindi C'è un cioè una certa. richiesta una certa capacità di multitasking, la <ride> esatto, figura del papà. Esatto. Eh, Mariacqua, il rischio, forse, a volte, di associare la figura dell'eroe a quella del papà, è di vederla come un solitario. No? Siamo abituati a vedere gli eroi tante volte che lavorano da soli, ma c'è Una relazione di coppia, tante volte come, come la si vive eh, in questo senso, da, da moglie e questa relazione con il papà che però è anche prima di tutto compagno di vita? Ma allora, io sono sposato, ho tre bambini piccoli. E la, la cosa che vedo nella mia esperienza, che la, la cosa che posso portare a tutti è eh, sicuramente che c'è una, una parità di ruoli, no? Ed è fondamentale, no? Ma allo stesso tempo è che il ruolo del papà, che guardo mio marito, va proprio guardato con tenerezza, con stima. Perché noi mamme siamo accudenti, faccio un esempio: il figlio sta imparando ad andare in bicicletta, cade e io mamma corro, ti, ti do i baci, ti curo, cuore ti. Di mamma, eh. Cuore di mamma. E il papà cosa fa? Viene lì, ti rialza e dice vai, riprova, riprovaci. Cadi ma ti rialzi. Cioè i figli hanno bisogno di questa stima del papà e di questa cura della mamma. Poi adesso dico mamma e papà, a volte i ruoli si possono anche come dire, mischiare e essere complementari, però c'è bisogno proprio di questo sguardo di entrambi e, e questo poi eh, aiuta anche nella coppia, nel matrimonio, perché No, non si è mai solo genitori o solo marito e moglie, no? si, è, si, è ormai, si diventa. Una figura, una a, 360 figura a 360 gradi. E questo secondo me è bellissimo. La figura del papà, eh, il compito nostro di mamma secondo me, di mamme e di moglie è anche di trasmettere ai figli la stima per il papà, perché ne hanno, ne hanno tanto bisogno e, e la figura del papà è veramente preziosissima. Passerei alla nostra seconda parola chiave, perché un po' è già aperto con, con questa tematica. Dicevi, eh, il papà rialza, sostiene, accompagna, dà una nuova, una nuova energia. E in questo eccellenza parlare di paternità non significa solo una paternità biologica, l'abbiamo sentita nelle vostre testimonianze, ma c'è anche una paternità spirituale. Che significato ha parlare di paternità spirituale in una relazione? In una relazione, dici, tra il prete e la persona oppure in una relazione di... Beh, in una di... relazione come, come l'ha sperimentata lei, cioè ha vissuto una certa paternità ah, spirituale, eh, sia in senso certamente. ampio nei confronti di una diocesi, sì. ma... No, no, va bene. Ne, nei... Si vive soprattutto come compagnia che diventa significativa perché si ha una certa continuità diventi veramente partecipe della vita dell'altro, delle sue fatiche, delle sue gioie, delle sue aspirazioni. E eh, la paternità spirituale sta proprio, secondo me, nel dire ti sono compagno di viaggio. Forse potrebbe andare bene anche la, la figura di fratello, compagno di viaggio, di fratello maggiore. Ma quella della paternità è perché io sento che c'è bisogno di rifarsi a Dio, il Padre, il Padre di tutti, e di ispirare a quello che di lui sappiamo per vivere il nostro rapporto spirituale con le persone, che qualche volta è un rapporto di incoraggiamento, di ascolto sempre e a volte anche di pazienza dei silenzi. Come del resto penso che succeda un po' anche nella vita eh, dicevo, dei genitori. C'è qualche analogia, penso, con l'esperienza genitoriale? Eh, sì. Perché a volte, so, una persona che eh, ti chiede un aiuto o dimostra mh, di, di cercarti perché ha bisogno di un momento significativo di sostegno, poi sparisce punto in bianco e magari ricompare dopo sei mesi. È come ecco, fa sempre a pensare questo, questo fatto che a prima vista mi sembra un po' incomprensibile, almeno per, i miei, per la mia esperienza anche di, di, di figlio, di, di, ma eh, comprensibile perché eh, è un modo per richiamare a me che il vero Padre è soltanto Dio e che guida e conduce la vita degli uomini è soltanto Lui. Noi siamo degli strumenti che possiamo venire buoni di volta in volta per il tempo che di accompagnare, di diceva accompagnare. in un cammino. Sì. E, Luca, tornerei da te con la parola sostegno, perché ehm, ci dicevi, io sperimento la paternità nella mia famiglia, ma eh, nel, nel tuo lavoro vivi il sostegno anche in un altro ambito, cioè vivi all'interno di una comunità. Come declini questo, questa paternità nei confronti della tua famiglia, ma per certi versi si può parlare di paternità, affiancamento, sostegno anche all'interno della comunità dove ti trovi? Beh, eh, ti dico, la, la vivo questa, questa parola e, e riprendo un po' anche le parole che del vescovo Dante, perché effettivamente credo che debba vivere la mia paternità come un sostegno, perché è, è uno strumento da, da dare quando sono a casa con i miei figli e quando mi trovo sul lavoro, con chi eh, indubbiamente ti devi prendere cura delle persone che ti vengono affidate o penso anche ai nostri figli che abbiamo in affido. E eh, questo sentirsi strumento ci scagiona, cioè perché è un po' come eh, avere la consapevolezza che il figlio c'è, ma affidarlo eh, davvero a Dio. Quindi tu ti metti strumento, imperfetto, mi viene da dire. Quella perfezione è quell'aiuto, quel sostegno che, che davvero con fede chiediamo anche a Dio e è un sostegno che ricevo da mia moglie, che, ci, che doniamo insieme e indubbiamente poi ricade sulla nostra anche professionalità. Mia moglie è un'insegnante, io dirigo una comunità per tossicodipendenti e sei un, un sostegno e quindi è proprio davvero il vivere a pieno con fede. Questo grande strumento che poi si, tra, si tramuta in amore, in prendersi cura, in fiducia, in ascolto: eh, tanto ascolto per capire un po' anche i segni, per dare una, una, una linea a questo, a questo strumento. E su questo ti, ti chiederei proprio di rimanere eh, sulla terza parola, chiave, assenza. Eh, da educatori, quindi da padri, ma anche da eh, persone che accompagnano una, una comunità di persone che hanno una certa fragilità. Eh, Tante volte si è presenti come educatori appunto, ma tante volte è richiesto di magari fare un passo indietro e quindi manifestare, anche se sembra un controsenso, una certa assenza. L si sperimenta questa cosa? Prima l'ho sperimentato anche in prima persona, anch'io con mio padre, perché eh, figlio di genitori divorziati, poi mio padre è mancato qualche anno fa, quindi ho dovuto guardare gli altri padri per imparare un po' a essere papà, anch'io. E eh, a volte è anche giusto fare il passo indietro. Per cui l'esempio eh, che faceva prima Maria Acqua della bicicletta, secondo me è proprio l'esempio giusto, perché io ho insegnato quasi tutti i miei figli ad andare in bici e tra poco succederà di nuovo con, con il più piccolo che sta provando a fare i primi, i primi cicli esatto, e si cade. E è vero che la mamma è quella che arriva e coccola, è vero anche che il papà è quello che ti incita, ma che... Tiene, tiene indietro e dice: Fermiamoci, guardiamo. Se ha sbucciato un ginocchio, va bene che si sbuccia anche il ginocchio, il cerotto aspetta proprio per fermarci. E se lo penso anche a livello professionale, è anche dare però spazio eh, perché la persona possa emergere. Quindi va bene essere strumento, ma sapere anche quando dobbiamo fermarci per far sperimentare poi ai propri figli o ai propri ospiti, utenti, insomma, quello che, che si ha davanti, chi si ha davanti, per lasciarli emergere. E credo sia, sia importante. E nel concetto di paternità anche per far emergere i nostri figli e non tenerli sempre sotto una protezione continua, che sicuramente poi negli anni sarà anche Finita quello che gli permette di resi. fare delle scelte anche libere. Certo. Mariaqua, eh, la tua esperienza di vita è particolare, nel senso che hai sperimentato una certa assenza abbastanza presto nella tua vita della figura paterna. Come l'hai vissuta tu e cosa ti ha aiutato a, a, ad andare avanti, nonostante un'assenza che a volte diventa buio forse? Allora, mh, io intanto voglio ricollegarmi a quello che ha appena detto lui, perché ehm, io ho perso mio papà, che ero al liceo e i miei fratelli erano più piccoli, è morto improvvisamente. Ed è stato ovviamente uno shock, no? una cosa devastante anche perché eh, eravamo tutti molto legati, una famiglia che si vuole e si voleva molto bene. Ehm, per cui l'assenza del papà strappato via così ha comportato un periodo di fatica, anche di, di grande grido e domanda di io del perché mio papà se, no, ne fosse se ne fosse dovuto andare. Ma allo stesso tempo ho scoperto, nel tempo, due cose: primo, che la mia mamma e il mio papà. Eh, ci hanno cresciuti e ci hanno educati dentro una grande libertà, che è quello che stava dicendo lui, cioè che i figli eh, ti sono dati e tu li puoi accompagnare, li guidi, ma non sono roba tua. E in questo senso eh, anche la sua assenza, perché mio papà mi manca tanto, quest'anno sono vent'anni che non c'è più, eh, eh, è stato però mh, dentro il fatto che lui ci aveva già affidato e mia mamma ci ha sempre affidato a una provvidenza più grande, a un bene più grande di quello che loro ci avrebbero potuto dare in tutta la loro intera vita. E questo si è poi concretizzato, un po' in quello che diceva prima eh, <coughs> Monsignore, dentro eh, tanti rapporti, tanti volti che mi sono stati donati. Io ho in mente alcuni sacerdoti, Don Natale Bellani, Don Cesare Zaffanella, eh, Padre Angelo che era dei frati cappuccini, cioè di, di figure che in certi momenti precisi della mia vita... Eh, mi hanno accompagnato e sono stati per me dei padri, senza sostituire il papa Marco, che non c'è più, ma in quei precisi momenti, momenti di fragilità affettiva, di capire la vocazione, dove vai, nel, dove vai nella vita, che, che talenti hai, se, se la tua vita vale qualcosa, mi hanno accompagnato e non sono mai stata lasciata sola. Io in questi vent'anni non posso dire di essere stata lasciata sola, dentro la ferita che rimane. Però tutta questa cosa, tutto questo... Eh, Dentro l'educazione più grande, che siccome un padre può dare ai propri figli, che è quella di della libertà, cioè di aiutarli a diventare a loro volta uomini che vanno nel mondo. Eccellenza, un po' ce lo anticipava Mariacqua. Eh, nella paternità spirituale si dà forse anche, anche qui una presenza, a volte un'assenza, ehm, che dinamica, secondo lei, si può stabilire in, questo, in questa relazione, in questo rapporto? Nah. So, io credo che la dinamica vera sia quella ispirata dalla fede, che riconosce che noi siamo del, degli strumenti e che è veramente Dio che guida la vita di ogni persona. Per cui anche se a un certo momento questa persona liberamente crea una distanza da, da te, però tu hai la certezza che Dio non è assente. E quindi diventa un atto di fede, un atto di fede quello che Dio opera, un atto di fede anche nel modo di pensare la propria missione, il proprio ministero, che è quello anche di saper aspettare, perché i tempi di Dio non sempre coincidono con i tempi nostri e quelli dei nostri desideri. A volte immagino ci sia anche la tentazione di andare a cercare quella persona e di forzare magari dei tempi. Eh, bisogna essere molto prudenti perché per esperienza... Io posso dire che a volte ti accorgi che la forzatura crea, non dico un rifiuto, ma una presa di distanza maggiore. Altre volte invece è attesa, ma perché hai aspettato fino adesso a telefonarmi? Io non dico si tratta di indovinare, si tratta di cercare di capire che cosa può essere meglio nel gestire questo rapporto e soprattutto fidarsi di Dio perché è vero che qualche volta io non ci vedo non so non ho chiaro quindi può darsi che sbaglio però Dio non sbaglia mai grazie di questa visione davvero di fiducia e di speranza eh, Luca in una battuta arriviamo alla nostra quarta parola chiave che è Giuseppe celebrata appunto la, la festa del papà nel giorno della sua festa eh, proprio rapidissimo quali sono i tratti di Giuseppe a cui ispirarsi come padre grande esempio credo che la il, il Vangelo ne parla poco, però è stato bello anche per me in questi anni riscoprirlo. come esempio di una persona che ha saputo eh, mettersi sicuramente in ascolto e in discussione. Quindi già questo è già un è, primo passo interessante. Un, perché insomma, la, la storia la conosciamo e ti trovi un figlio che ti viene proprio affidato. E questa dinamica di Giuseppe mi aiuta molto quando prendiamo un, un figlio in affido, perché in sé dici non è tuo. E' è, è lì. E poi me lo immagino, mi piace a volte anche quando sono in macchina o, o al lavoro, mi piace immaginarlo nella quotidianità con Gesù. Quindi gli ha insegnato un lavoro, quindi ho avuto la fortuna di lavorare un po' con, con mio padre qualche anno, e si creano quelle dinamiche, quelle relazioni che vanno anche al di là del lavoro umano. Ci si guarda negli occhi, a volte basta uno sguardo. Insomma, me lo immagino un po' così un un, un papà amoroso, fermo anche, perché gli ha insegnato, insegnato a essere uomo e quindi per me è un proprio un, un bel esempio. Maria Acqua, da mamma, da moglie, da donna, come guardi tu a Giuseppe? Anche tu un, una battuta che il tempo non ci aiuta. Eh, due parole, la discrezione e la disponibilità che, che San Giuseppe ha avuto, cioè la discrezione, non apparire l'umiltà e la disponibilità. Tutti ricordiamo il sì di Maria, ma c'è stato anche il sì di Giuseppe e queste due cose vanno insieme. Non ha fatto scontato. Non ha fatto scontato. E eccellenza, eh, Giuseppe non solo papà, ma uomo di fede. Cosa dice la nostra fede il suo esempio? Beh, dice che ha accettato il mistero di questa sposa sua gravida, non certamente per motivo suo, ed era certissimo che non, non era un'adultera. Però accettare quello che è nato in lei è opera dello Spirito Santo, ma che vuol dire? E per di più, quello che è nato in lei è opera dello Spirito Santo, ma tu sarai il Padre, tu lo chiamerai Gesù, tu assumerai questa funzione. Quindi lo vedo come un uomo che ha fiducia in Maria. Don, nella, nella, nella sua moglie, insomma. E lo vedo come una persona che ha una grande fede in Dio. Accetto questo ruolo, questo compito, questa missione, anche se non capisco bene che cosa sia. però Immaginiamo fino che in non tempo. sia stato semplicissimo. Ecco, eh, Certamente. Grazie davvero perché ci avete aiutato a ragionare e a riflettere sulla figura del papà. Grazie a Monsignor Dante La Franconi, a Mariacqua Simi, a Luca Maffi. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi auguriamo una buona festa del papà a tutti e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Chiesa di Casa.